Grazie a Silvia che oltre che avere, essere chiaramente avermi invitato a questa conferenza e fa parte tutto di un gruppo di conferenze con illustri studiosi, come vi ha già detto noi siamo compagne di università e amiche veramente da lunga data. E poi volevo ringraziare, anche se non è presente, il direttore delle Gallerie degli Uffizi che offre generosamente sempre la possibilità di questo spazio. Per i fiorentini è uno spazio storico e molto importante, Rondò di Bacco. E infatti voi vedrete anche, io inizierò da un personaggio che io ho conosciuto e sentito qua recitare, che è Paolo Poli. Perché Rondò di Bacco è famoso soprattutto per Paolo Poli alla grande massa del pubblico. Vedete che non sapevo esattamente, io come direttore del Museo Ferragamo vi parlerò anche delle star che sono venute a Palazzo Feroni da Ferragamo, che sono soprattutto negli anni 50. Però mi sembrava più carino dividere un po' questa conferenza in varie parti, cioè una parte dedicata a tantissime personalità che hanno lavorato nel cinema e che sono di origine fiorentina. Fra l'altro, se voi andate su internet esistono dei siti dove si vedono proprio tutte le persone che hanno sono state famose nel cinema, ma fin dai tempi, poi vedrete, della Francesca Bertini, fino ad oggi, comprese anche nuovi registi come Francesco Fei, che è appunto all'interno di questo sito e che ora uscirà con questo bel documentario su Segantini che dovrebbe presentare all'Alfieri e che io spero che tutti potrete vedere a Firenze, perché è importante sapere che il nome di Firenze è portato anche attraverso il cinema. Quindi iniziavo vediamo, perché io non sono molto brava su questo, ecco, con il nostro Paolo Poli, perché Paolo Poli, che è noto soprattutto nel mondo del teatro, però è anche legato al cinema. Fra l'altro io ho citato, potevo parlare di tantissimi personaggi che hanno lavorato, che sono fiorentini, che hanno lavorato sia nel teatro che nel cinema, però ho citato alcuni che sono fra l'altro scomparsi recentemente, perché Paolo Poli è morto proprio nel 2016, figlio anche di una maestra e di un carabiniere, che ha rappresentato proprio sia nel mondo del teatro ma anche quando ha fatto rappresentazioni televisive. Io ho citato qui la Sandra Mondaini, la canzonissima di Sandra Mondaini, dove lui era l'ospite fisso e che quindi è diventato popolare anche per i non fiorentini. Quello che scrive di lui Natalia Ginzburg, e che rappresenta proprio un po' lo spirito anche della città, no? L'ironia che mostra un'efferata crudeltà, ma al tempo stesso una casta e savia innocenza. Cioè è proprio questo un po' lo spirito dei fiorentini che lui ha reso famoso. Lui ha le sue apparizioni nel mondo del cinema non sono così importanti. Fra l'altro lui, non so se lo sapete,
rifiutato di partecipare all'otto e mezzo di Fellini, nonostante che fosse stato invitato proprio a far parte del cast. Invece poi recentemente, nel 2014, ha preso parte a questo film, che è un film documentario di Gianni Amelio, dedicato proprio al tema dell'omosessualità, di cui lui si è sempre fatto portavoce, che il film si chiama Felice chi è diverso. Sempre però legato all'immagine che io invece avevo scelto all'inizio, vedete, che questa invece viene dall'archivio Ferragamo ed è un'immagine fatta da un altro personaggio, che è un fotografo in questo caso, che è David Lees, che l'ha fatta negli anni 50 a Firenze. Però David Lees era figlio di un grande regista e scenografo, che era Gordon Grigg, e questa immagine secondo me è abbastanza emblematica. Queste sono le forme delle scarpe, le forme dei piedi delle attrici famose che si facevano fare le scarpe da Ferragamo. Non tutte sono passate da Firenze, cioè alcune, lo vedremo, sono state a Firenze o per farsi proprio fare le scarpe da Ferragamo, o perché erano in Italia, o perché è il momento, soprattutto del momento di Firenze, al centro un po' della moda italiana. Altre invece se le facevano fare in America, ma voi capite che ordinare un paio di scarpe di un nome come quello di Ferragamo, che era legato sia al cinema americano, però anche alla città di Firenze, perché nell'etichetta sua, quella degli anni storici, quando è arrivato nel 27, era proprio Ferragamo's Creations Florence Italy. Era un modo di poter compiere questo viaggio verso questa straordinaria città, che è sempre stata nel cuore di tutti. Pensate che Marilyn Monroe ha sempre desiderato venire a Firenze, ma non c'è mai riuscita. Lei, fra l'altro, noi abbiamo dedicato qualche anno fa una mostra a Marilyn Monroe, trovando che ad esempio in tutte le sue fotografie, fin da quando era giovanissima, grazie ad un primo fotografo che si chiamava André Didier, che gli disse proprio: tu, Marilyn, sei come il simbolo della bellezza. E allora, quando posi per la fotografia, devi pensare di essere come la Venere fatta da un pittore che forse tu non conosci, che si chiama Botticelli, oppure come la Leda con il cigno di Leonardo da Vinci. E si trova negli scritti della Marilyn Monroe gli appunti in cui lei si era messa a studiare storia dell'arte e soprattutto a studiarsi la genealogia della famiglia Medici, che è una cosa abbastanza insolita, pensando poi all'immagine che tutti abbiamo di noi e di certi personaggi. Però oltre a Poli, molti sono altri. Primo fra tutti avrei potuto parlarvi da Panariello all'Elena Sofia Ricci, tantissime, anche Benigni in fondo è vicino di casa, benché nato a Prato. Ecco, questa è un'immagine di Zeffirelli, bambino, classe 1923, fra l'altro è morto anche lui, non è morto, scusate, volevo dire, ha lasciato questo ricchissimo archivio alla città di Firenze, che troverà posto nell'ex tribunale, tutto il suo lavoro dedicato soprattutto al mondo del teatro e del teatro e anche del cinema, tutti i costumi, tutti anche i disegni fatti per i costumi. Zeffirelli poi è legato anche molto, molto alla città e molto all'Istituto degli Innocenti, perché lui era, il padre non l'ha mai riconosciuto, ha avuto un'infanzia abbastanza difficile perché la madre è morta quando lui era giovane, è stato Giorgio La Pira che gli ha permesso di studiare al convento di San Marco, e lui inizia nel 49 con Luchino Visconti, facendo l'aiuto regista di una rappresentazione teatrale, però del Maggio musicale, di Luchino Visconti, che era il Troilo e Cressida di Shakespeare, dove lavorerà anche, poi lo vedrete, anche Albertazzi. Quindi la sua inizio di carriera è proprio con Visconti,
E grazie a Visconti lui farà l'aiuto regista in due film molto importanti di Visconti, che è La terra trema e Senso, e inizia così la sua attività, che è legata a tanti aspetti, non solo quelli del cinema. Nel cinema certamente voi ricordate, scusate, senza occhiali non vedo nulla, ecco, vedete qui ci sono i due film più famosi che hanno iniziato questa attenzione verso Zeffirelli a livello internazionale nel cinema, sono La bisbetica domata, che è un film del 67, recitato da Liza Barton e da Liz Taylor, da Richard Barton, e lo ritroverete poi dopo, ne riparlerò, perché è legato un po' al famoso film che è stato trasmesso di recente, quello del 66, sull'alluvione di Firenze, dove la voce che commenta è proprio quella di Richard Barton. L'altro film dell'anno successivo è Romeo e Giulietta. Poi abbiamo nel 70 Fratello Sole, Sorella Luna, negli anni 90 L'Amleto e Jane Eyre, dove fra l'altro per la parte costumi lui riceve l'Oscar, e poi negli anni più recenti Il tè con Mussolini, che fra l'altro è ambientato proprio nella nostra città. Mentre è rimasta famoso il suo Gesù di Nazareth, io ho cercato appunto anche immagini che potessero ricordare vari aspetti del suo contributo nel cinema, che è nel 77. Sempre nel classe 1923 è Giorgio Albertazzi, attore straordinario soprattutto di teatro, ma che ha lavorato anche nel cinema, anche perché da giovane lui era veramente molto, molto bello, il quale era amato e anche odiato dai fiorentini. Era un rapporto un po' ambivalente, perché purtroppo lui era stato sottotenente, no? Quando era di questa famosa legione durante la Repubblica di Salò, che poi al momento della fine della guerra lui fu arrestato, perché era proprio il plotone guidato da lui che aveva ammazzato un disertore di questa legione, che era un famoso partigiano, per cui chiaramente c'è questo legame. Lui poi nel 48 è stato completamente scagionato da questo fatto, però quest'ombra un po' legata al periodo della guerra i fiorentini non l'avevano mai tanto digerita. Lui, come architetto, laureato in architettura, inizia la sua carriera di nuovo con Visconti nello stesso Troilo e Clessidra per il Maggio Musicale, che è quindi un'opera legata proprio al teatro e non certo legata al cinema. Ecco qui uno dei film degli anni 60, l'anno scorso Marian Bad poi è apparso in altri film. Certo, uno si ricorda più Albertazzi per la sua partecipazione nel mondo soprattutto del teatro. Lui, pensate, ha recitato anche nell'ultima stagione, quella del 2014-15, facendo Il mercante di Venezia al Teatro Ghione di Roma, quindi fino all'ultimo momento è stato proprio sul palcoscenico. Però è un personaggio che è apparso anche tanto in televisione per filmati, soprattutto negli anni 60. Un'altra attrice molto amata invece è Ilaria Occhini, che lei è nata nel 1933, la nipote da parte di madre di Giovanni Papini. Lei aveva esordito a 20 anni nel film Terza Liceo di Luciano Emmer, quindi era entrata proprio nel mondo del cinema perché era una donna veramente bellissima, considerata proprio una delle donne più belle in quegli anni sulla scena italiana. Però poi lei si è sempre più legata al mondo del teatro, se non che negli ultimi anni invece ha recitato proprio nel cinema, ottenendo fra l'altro moltissimi riconoscimenti. Questo è Benvenuta a Casa Gori, dove lei ha ricevuto il Nastro d'Argento come attrice non protagonista, il film di Alessandro Benvenuti, e poi successivamente
ed è recente, nel 2010, le mine vaganti di Ospetec e ha avuto poi anche il premio alla carriera. Ecco qui nelle mine vaganti. Un'attrice che si ricorda poco, ma era considerata proprio forse la più bella del cinema e anche in televisione di quegli anni, è Marina Malfatti, che non rimaneva simpaticissima perché aveva quest'area molto aristocratica, molto un po' snob, no? E che era a livello popolare, lei diventò famosa perché faceva la contessa Marina in Malombra dal libro di Antonio Fogazzaro per la televisione. Poi a un certo momento, lei lavorava molto in teatro anche lei, quindi vedete sto parlando soprattutto di attrici teatrali, ebbe questo exploit negli anni 70 in una serie di film, qui è uno di quelli che sono riuscita a trovare le immagini, La Dama Rossa uccide sette volte del 72, ma vi potrei citare Evelyn uscì dalla tomba del 71, Sette orchidee macchiate di rosso, Un fiocco nero per Deborah, tutti dei film degli anni 70 in cui lei fu abbinata al cinema horror. Anche lei è morta quest'estate nel 2016, per cui ho preferito dare un po' di spazio a questi grandi personaggi che io mi ricordo anche dell'infanzia e che erano anche noti a livello internazionale e che purtroppo non ci sono più. Andando invece più indietro, pochi sanno forse che la Francesca Bertini era fiorentina. Fiorentina si chiamava lei Elena Vitiello, gennaio 1892. Lei inizia con il teatro di Scarpetta a Napoli, viene vista e quindi comincia la sua grande carriera cinematografica, dove lei è la regina incontrastata del cinema muto. Pensate che per lei è stato coniato il titolo di diva nel 1915. È equivalente per l'Italia a Greta Garbo. Sono, fra l'altro, nessuno si ricorda i film che lei può aver fatto, no? Però è il simbolo proprio della diva. Quindi ha dettato nel suo periodo veramente legge dal punto di vista proprio dello stile, icona di stile e anche icona proprio di divismo, paragonabile solo alla Greta Garbo americana. E il film per quale lei diventò famosa è nel 1915 questa Assunta Spina, che era una storia naturalmente d'amore e morte, una storia assolutamente passionale, che era tratta da questo dramma di Salvatore Di Giacomo. E lei in questo modo ricevette talmente tanta attenzione, tant'è vero che gli fu proposto di andare a lavorare a Hollywood. Ma lei rifiutò un contratto milionario per sposare questo banchiere che si chiamava Cartier, quindi della famiglia poi che diventerà famosa anche per la parte di gioielleria. E decide quindi per un primo periodo, si ritira dal cinema, poi loro vanno in Spagna e in Spagna lei attiva una compagnia, quindi è uno dei personaggi anche legati al cinema, al teatro, che oltre ad interpretare sono state anche delle imprenditrici, cioè hanno iniziato delle proprie compagnie dove loro erano a capo. Finita la guerra, lei torna, ma chiaramente era cambiato un po' tutto, no? Cioè è abituata lei al cinema muto, già negli anni 30 chiaramente non si ritrovava più perché era tutta una gestualità, un modo anche di comportarsi in scena completamente diverso. Fra l'altro lei diventa poverissima e riapparirà nel cinema nel film di Bertolucci in Novecento, che è un film del 76, che gli dà una parte proprio per dargli un po' di soldi, per toglierla dalla povertà. Poi lei, prima di morire, lei è morta nell'85 e dell'81 è questo documentario dedicato proprio a lei con il titolo L'ultima diva. Questo è il Novecento, dove recita la parte di una suora. La sua rivale era altra fiorentina, questo è il nome d'arte,
perché in realtà si chiamava Elena Caterina Catardi. Anche lei, classe 1892, è stata la grande rivale della Bertini e diventa famosa con questo film del 23, Messalina, a cui poi seguono altri film tutti in costume, che nel, ora ve li cito perché a memoria non me li ricordo, Quo Vadis del 25, Gli ultimi giorni di Pompei del 26, Il vetturale di Moscenisio nel 27. E quindi si afferma come grande attrice con questi ruoli, come era un po' la Bertini, drammatici ma anche un po' sexy, no? Guardate come negli anni 20 il fatto di imporsi con questo nel cinema diventa anche significativo per questo nuovo ruolo che ha la donna, che assume in questo momento una grande importanza con questa doppia veste, no? Ruolo di madre che voleva imporre, di moglie che voleva un po' imporre il regime in Italia, invece questa tradizione di serpentessa e di grande ammaliatrice che era un po' quello che veniva soprattutto dal mondo francese. E lei fra l'altro è un'attrice che ha lavorato in America e nel ruolo sempre spesso nei film di staglio e olio, facendo piccole comparse. Poi è ritornata in Italia nel 39, c'è stato il momento un po' di interruzione, ma dal 42 al 63 lavora prevalentemente in teatro, ma appare nel film di sempre di Visconti, Il gatto pardo. Lei è l'attrice che fa il ruolo della moglie del principe, ovviamente invecchiata. Un altro è la germana Paulieri, che era considerata ai suoi tempi una proprio delle grandi, vedete queste sono immagini tra il 20 e il 30, delle belle, no, del cinema italiano, anche lei fiorentina. E il ruolo, diciamo, per cui è diventata famosa il film più importante è questa Pia dei Tolomei, che è un film del 41. Fra l'altro lei ha avuto sempre questa, c'era un po' di questa gara tra lei e la Lida Valli, tant'è vero che Soldati, Mario Soldati, in Piccolo Mondo Antico preferì la Lida Valli a lei, e lei ebbe un grande scotto dal fatto, perché era al momento, sono gli stessi anni in cui lei era diventata praticamente così famosa. Per cui anche lei si dedica più al teatro, avrà dei ruoli televisivi, appare nei Promessi Sposi, in Coralba, Madame Bovary, che sono tutti questi sceneggiati che c'erano negli anni un po' 70. Poi vedete altre che forse io era la prima volta, sono sincera, che sentivo il loro nome, Amelia Chiellini, ma Evelina anche Maltagliati, che sono delle attrici legate al teatro ma anche al cinema. Soprattutto la Maltagliati è quella più interessante perché lei apre come una specie di istituto, di una scuola, una compagnia di giovani talenti, tra cui inizieranno Vittorio Gassman, Tino Buazzelli e Nino Manfredi. Per cui vedete questo ruolo io trovo molto interessante di non solo attrici, ma sono a capo di compagnie teatrali o addirittura producono o spettacoli o producono addirittura film. Questo è l'unico uomo che cito qui, che è Guido Salvini, perché lui era il nipote del Tommaso Salvini, scultore e direttore dell'Istituto d'Arte. Lui ha lavorato prevalentemente anche nel cinema e nel teatro, perché lui ha creato nel 24 il Teatro d'Arte di Roma diretto da Luigi Pirandello, e nella sua carriera ha avuto attori che ha potuto dirigere come Albertazzi, di nuovo Gassman e Massimo Girotti. La carrellata dei fiorentini la concludo con questa attrice Maria Carmi, perché quella è un'attrice molto nota tra i tedeschi, perché lei aveva un marito tedesco e quindi era andata a stare in Germania, e le ha fatto la scuola di Max Reinhardt,
per cui è proprio legata al cinema tedesco. Lavorerà anche tanto a Vienna, in film tutti in lingua chiaramente tedesca, fra cui quello più noto è questo Das Miracle, che era dell'11, che è un film dove è tutto a sfondo religioso. Poi la cosa divertente, lei era famosa per le mani, no? Cercavano nelle sequenze sempre di mettere in evidenza queste mani bellissime. Però ancora un'attrice a metà strada tra la figura un po' romantica e ottocentesca e invece il personaggio più ammaliatrice, un po' la Francesca Bertini. E la cosa divertente è che questi film arrivarono in Italia poi negli anni 20 e dissero che erano tutti italiani, perché non si poteva, in quel momento non piaceva tanto l'idea di poter vedere in Italia, proporre a un pubblico italiano, film che erano invece di un'altra, fatti in un altro paese. Allora, ora esco un secondo se mi riesce far questa cosa che mi hanno insegnato. Perfetto. E vediamo se vi faccio vedere questa cosa. Ecco, non va. È dunque un mostro. Un mostro. Allora, non ho offeso nessuno. Scusate, voi chi siete? Non lo so, ma non siamo tutti uguali. Mi sento forte. Ho fame e sonno. Non c'è rosa senza spine, non c'è prato senza brine. Un uomo non deve aver paura di una donna, soprattutto di una vedova. Io mi chiamo Necchi. Mi scusi, Joe. Voglio farti una domanda. Senti, non ti amo più. No, non ti amo più. Non ti amo più. No, non ti amo più. Abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamusa. Bravo, Joe. Chiudi gli occhi. Mi raccomando. Acqua in bocca, water in mouth, seguiranno nuovi messaggi. Ciao, Simone! Oh. Signor Presidente, buongiorno. A lei sarà sicuramente noto il famoso sarcasmo pungente di noi toscani. Peraltro, entrando con la coda dell'occhio, io l'avevo vista. Ecco, vedete, quindi ritornando un po', questo era un panorama sui fiorentini. E ora cerco di invece farvi vedere quelli che non sono fiorentini, dicendo che comunque. Cioè, Firenze è stata tra l'Otto e il Novecento questo grande polo d'attrazione, no? Il viaggio, il Grand Tour toccava anche meno Roma, ma soprattutto Firenze. Per vari motivi, voi sapete il gruppo, tante persone che venivano da fuori, i forestieri che erano attratti ovviamente dalle bellezze artistiche, ma anche delle famose botteghe artigianali, la presenza di tante collezioni come quella da Berenson o Stibert o Horn, che avevano proprio deciso, erano venuti anche per studio ed erano rimasti in città. Una vita anche cittadina a livello sociale molto interessante perché se pensate che c'erano tantissimi salotti, ognuno con le sue specificità, no? Il salotto più social, come si direbbe oggi, quello invece più politico, quello più letterario, che raggruppava non solo italiani, ma anche moltissimi forestieri e tante famiglie, dai Finali ai Talleyrand che abitavano i Poniatowski, quindi tante famiglie di varie zone dell'Europa che vivevano proprio a Firenze.
E il salotto, ad esempio, degli Strozzi, che, visto che lui aveva sposato, Piero Strozzi aveva sposato una polacca, che diventava un po' il polo d'attrazione di questa vita sociale molto, molto attiva. E poi in città c'erano veramente, quindi questo era una fonte di attrazione del turismo, dello specialista del mondo dell'arte, ma anche di tutto il mondo dello spettacolo, perché lì c'era l'humus adatto per potersi esporre, per poter presentare anche nuove rappresentazioni. La città poi aveva molti teatri, oltre al Verdi, al Niccolini e alla Pergola. C'erano, vedete, in Via Nazionale c'era il Rex, che poi è diventato il Cinema Apollo, no? E poi c'era l'Arena nel Giardino Franchetti, e c'era l'Arena Nazionale, che era di nuovo il Teatro Nazionale. Poi il Comunale, che si chiamava allora il Politeama Nazionale Vittorio Emanuele II. Poi c'erano altri piccoli teatri o grandi, c'era la Lambra ad esempio, vicino c'era le Folies Berger, poi il Trianon, che era un po' la disperazione di tutti, che era il caffè dove c'erano le soubrette, no? Quindi era un po' paventato da tutte le mogli, perché gli uomini andavano lì con la storia del caffè e poi non tornavano più a casa. Però una grande attività a livello teatrale, che chiaramente ha attirato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento tantissimi personaggi. Chiaramente io ho scelto di partire dalla Sara Bernard, perché Sara Bernard viene a Firenze nell'85, era la grande teatrante del cinema a livello europeo, soprattutto lei lavorava prevalentemente in Francia, aveva completamente rinnovato il repertorio teatrale, perché oltre al teatro classico lei aveva introdotto i nuovi romanzi, no? Cioè le nuove opere, quelle di Dumas, che era recentissimo, quindi era un modo nuovo anche di fare teatro. Era una donna che anche lei aveva una sfaccettatura, era molto eclettica, perché scriveva sui giornali, dipingeva, scolpiva, cioè veramente un personaggio a tutto tondo, ed era anche molto chiacchierata, perché era una donna che aveva amanti, uomini e donne, no? Che quindi non nascondeva questa sua vita anche un po' molto avventurosa in tutti i sensi. E nell'85, quando lei arriva a Firenze, e stava lei sul Lungarno, arriva a Firenze e questo Giulio Piccini, che era un cronachista della Nazione, descrive, no, questo arrivo della Sara Bernard a Firenze, dicendo: questa donna oggi affascina il mondo, tutti parlano di lei, ogni giorno in tutte le lingue d'Europa si sciolgono igni alla sua grazia, alla sua prodigiosa versatilità, alla sua intelligenza. È una delle grandi ammaliatrici, di quelle seduttrici irresistibili, che passano incolumi tra le più ardenti passioni, come gli antichi immaginarono che le salamandre saltassero piene di vita in mezzo alle fiamme. C'è in questa donna, nella sua persona, nella leggenda d'oro di stravaganze, di zingaresche avventure onde accompagnata, una profonda, irresistibile attrattiva. Si direbbe un prezioso frutto vietato, che tutti sono ansiosi di cogliere. Ha dipinto quadri, ha scolpito statue, ha pubblicato libri, ha scritto nei giornali, è salita in pallone, è stata applaudita tra i primi tiratori di scherma in Europa. Non esiste oggi chi abbia ottenuto una romanza così universale. Arrivò a Firenze. Essa era partita perché le era venuto, per così dire, una nostalgia dell'arte. Pittrice e scultrice, aveva sentito una smania di venir qua, di passare alcune giornate dinanzi ai nostri capolavori, di copiarli. Se ne andò a stare nel Lungarno, al primo piano di un palazzo, che era stato preso in affitto per lei al prezzo di 1500 lire per un mese. Sara Bernard era felice. Vedeva per la prima volta Firenze, contentavano dei suoi più fervidi sogni d'artista. Usciva ogni giorno alle 10 della mattina, se ne andava nelle gallerie dei Pitti e degli Uffizi e vi rimaneva sino all'ora della chiusura, senza prender cibo, tutta intenta ai suoi studi, a prendere appunti, a far disegni sul suo taccuino. Poi alle 3, alle 4 se ne andava nelle chiese,
sempre accompagnata da un vecchio cicerone che le era straordinariamente affezionato. Essa pagava quel vecchio, curioso tipo di popolano fiorentino, in maniera che costui la chiamava sempre Eccellenza Principessa, e non ci fu verso di persuaderla a chiamarla Signora come ella avrebbe voluto. Santa Croce era la chiesa preferita da Sara Bernard. In Firenze Sara si deliziava, usciva talvolta nel suo piccolo coupé la mattina, andava nei dintorni, copiava belle viste di paesaggi, fece una copia vaghissima di un punto delle Cascine. Ma l'entusiasmo per Firenze è continuato. Un giornale che si stampa nella capitale della Russia raccontava che Sara Bernard, nel suo camerino a Pietroburgo, mostrava a tutti due quadrettini rappresentanti due vedute di Firenze da lei dipinti e che porta sempre con sé. Firenze, per questa artista, di una incomparabile gentilezza d'animo, la città del bello immortale. Poi una curiosità, nel visitare Firenze, Sara Bernard ha notato una cosa: perché il municipio non accetta fra le guide patentate altre che persone del sesso maschile? Anche le donne dovrebbero poter essere le guide. Chi meglio di esse potrebbe mostrare le bellezze di Firenze? E lei torna nel 22 a Firenze, ecco questa era la parte che... Torna a Firenze nel 22 per recitare alla Pergola e pensate che lei nel 15 aveva avuto un brutto incidente alla gamba e le avevano amputato la gamba, per cui lei da quel momento recitava sempre seduta, ma il pubblico fece finta di non accorgersene, proprio perché era un personaggio molto carismatico. La sua grande rivale è stata Eleonora Duse. Eleonora Duse ha visto a Torino nell'82 Sara Bernard e tutta la vita ha desiderato proprio di emularla, anche proprio per questo discorso del repertorio nuovo che la Sara Bernard recitava. Loro hanno in comune molte cose, non solo la stravaganza sentimentale e anche questa, diciamo, di essere così sempre al centro un po' dell'attenzione, erano anche personaggi, no? Ma anche il fatto che loro sono state imprenditrici di se stesse, ma hanno avuto delle vere e proprie compagnie da loro gestite, e anche perché hanno gestito in maniera totalmente diversa il ruolo delle attrici. Perché il ruolo delle attrici già di per sé, pensiate quando hanno iniziato, siamo nell'Ottocento, era già visto quasi un'attrice quasi uguale prostituta, no? E loro invece di cercare di rientrare nel concetto un po' romantico del teatro, hanno cercato di cavalcare questo messaggio, cercando di essere molto più sfrontate e di cercare di abbattere questa facciata di perbenismo che c'era allora nella società. La Duse si sposa a Firenze, si sposa a Firenze nel 7 settembre dell'81. L'unica personaggio presente era Matilde Serao, che rimarrà per tutta la vita una sua carissima amica, che era arrivata da Napoli, e lei spode questo Tebaldo Marchetti, che era un attore abbastanza modesto, da cui avrà l'unica figlia. Lei inizia nell'83, già comincia a diventare famosa, e poi arriva a Firenze nell'87 per starci diversi anni, cambiando varie case, perché lei ha abitato prima in Piazza della Signoria al numero 5, poi si trasferisce in Piazza Santa Maria Novella al numero 1. A Firenze lei frequenta, è l'amante del poeta e musicista Arrigo Boito, che poi lei lascerà per Gabriele D'Annunzio, in quanto Arrigo Boito la frequentava, ma non tanto in società, proprio perché lei rappresentava un personaggio scomodo, quindi lei poi alla fine lo lascia per un personaggio altrettanto scomodo, che però rappresentava la modernità anche dal punto di vista letterario. Frequenta lo studio del pittore Gordigiani, perché lui le vuol fare un ritratto, chiaramente queste persone erano quasi braccate dagli artisti, perché non vedevano l'ora di poterle immortalare in qualche pittura, e rimane invaghita della Duse,
in quanto un rapporto abbastanza stretto, quasi un po' morboso, della figlia di Cordigiani, che si chiamava Giulietta e che la Duse chiamava la Fiesolana, che era 13 anni più giovane di lei. Lei la segue, lo segue anche in tutta Europa quando lei fa gli spettacoli. Viene a una storia la Giulietta con D'Annunzio, il quale a un certo momento paragona le due con delle parole non troppo lusinghiere, perché la Duse era già una donna quarantenne, contrapposta invece a una ragazza che era molto molto più giovane, no? La Duse la farà sposare con Mendelssohn, che era un banchiere con cui lei aveva avuto una storia, e quindi lo passa praticamente alla ragazza più giovane. Questo banchiere è molto importante per la Duse, perché la finanzierà finché poi non fallisce definitivamente, però la finanzierà. Nel periodo in cui lei poi va a stare alla Porziuncola a Settignano, iniziando questa storia con Gabriele D'Annunzio, che aveva conosciuto nel 1895, mentre Gabriele D'Annunzio prende in affitto la villa Capponi, sempre a Settignano, la villa Capponcina, che inizia a restaurare con i soldi della Duse. E la Duse praticamente finisce un patrimonio per aiutare D'Annunzio, recitando anche ruoli un po' classici che a lei piacevano poco, perché lei aveva visto in lui quello che poteva scrivere dei romanzi, delle storie, delle pièce teatrali adatte alla modernità. E quindi, siccome lui doveva essere accontentato in tutto per essere più libero di scrivere, lei finisce tutti i soldi che ha e continua, è sempre piena di debiti. Ecco, vedete, Gabriele D'Annunzio dell'Eleonora Duse alla Capponcina. E cerca lei di proporre dovunque, anche in Europa, i testi di D'Annunzio, però sono sempre un insuccesso. L'unico che avrà un certo successo è la Francesca da Rimini del 1907, per il quale lei veramente arriva quasi a ridursi sul lastrico, in quanto l'allestimento della Francesca da Rimini costa realmente una fortuna. Frattanto lui la tradisce con altre donne, quindi, ma lei lo perdona sempre, finché lui affida il testo nuovo che aveva scritto, la figlia di Iorio, non a lei, ma a Irma Grammatica. E su questo tradimento della scena è chiaro che la Duse non può accettarlo, l'abbandona e cerca di trovare rifugio dalla famiglia Orvieto, che stava in questa villa al Poggiolino in via Bolognese. Marito e moglie, quindi lui era il direttore della rivista fiorentina Il Marzocco, invece la moglie era Laura Orvieto, autrice anche di tanti libri per bambini. Provoca uno sconvolgimento, perché la Duse cerca di sedurre la Laura Orvieto, la chiama Benozzo, perché assomigliava con questi riccioli un po' biondi agli angeli di Benozzo Gozzoli, e quindi la soprannominava così. E la Laura Orvieto è talmente affascinata, perché come si legge dalle lettere era un personaggio, e quando entrava in una stanza c'era solo lei, no? Veramente di grande fascino, rimane stordita, provocando un problema familiare col marito e con tutte le amicizie. Amelia Rosselli, che era grande amica di famiglia, a un certo momento, siccome dice a questa ragazza di svegliarsi, che viene completamente plagiata dalla Duse, quasi rompe con l'amica storica, no? Alla fine però riescono ad allontanarla, la Duse andrà, prende un appartamento in via della Robbia e successivamente farà questo spettacolo teatrale con Gordon Gregg, che poi sarà un grande successo al Teatro della Pergola. Pensate, al Teatro della Pergola il primo camerino è quello proprio della Duse, in questo spettacolo fatto con Gordon Gregg.
L'unico film, Paladuse cerca di aprire una casa editrice solo per donne a Roma ed è un altro fallimento. Poi il banchiere che la finanziava in tutto questo suo disastro finanziario fallisce anche lui, per cui poi non la può più sostenere. Lei litiga con la Gordigiani perché nel frattempo lei aveva avuto una relazione con il banchiere. La moglie lo scopre perché lei si voleva vendicare di quando era lei l'amante di D'Annunzio. Pensate queste storie, che però è la realtà della vita anche di queste donne. E quindi completamente l'unico film che lei ha fatto nel 16 è questo appunto che vi faccio vedere, dove lei è già anziana. Però vedete, spesso questo è ispirato a un romanzo della Deledda, una novella della Deledda, e vedete, queste donne poi hanno avuto anche grandi storie, ma questi personaggi spesso sono finiti abbastanza anche poveramente. E arriviamo invece con un salto, perché sennò c'era gli anni 20, sennò stavamo veramente molto ricca questa cosa, ed è stato, vi assicuro, abbastanza difficile prepararla, perché su questo argomento non è che esiste granché. Sulla Duse sì, sulla Sara Bernard, ma insomma è invece stato divertente scoprire degli aspetti anche per me abbastanza nuovi. Arriviamo invece a anni più vicini, e quindi ci avviciniamo anche al discorso di Ferragamo, quindi a Palazzo Feroni, che lui aveva comprato nel 38. Per me star non sono solo quelle del cinema, ma erano anche tutti questi personaggi che venivano anche a Firenze, molti delle quali anche attratti dall'artigianato della città, nel caso specifico da Ferragamo, no? Maria José, la regina Elena, è stata una cliente di Ferragamo per tutta la vita, e anche Maria José, quando era appunto principessa, fra l'altro lei, siccome aveva dei piedi molto lunghi e magri, ma abbastanza difficili, lei a un certo momento trova comodità in un modello con una piccola zeppa, e lei lo impone, questo modello, nella uniforme delle Croce Rossine durante tutto il periodo della guerra. Qui vediamo però Eva Braun, che è la quarta da sinistra, in un filmato che potete trovarlo su YouTube, se andate a guardare, è molto divertente, che lei viene con la sorella, con delle amiche, al seguito di Hitler, e l'era venuta, questo io l'ho saputo da un biografo dell'Eva Braun, era venuta a Firenze con Hitler perché si voleva comprare le scarpe di Ferragamo, che allora era il top, diciamo, della moda in fatto di calzature, e molto internazionale, perché allora non esisteva ancora la moda italiana. E Ferragamo dice di lei: aveva un piede ben fatto, lo scrive nella sua autobiografia, arrivò con la scorta armata che faceva il passo dell'oca. L'altra, che è stata grande cliente di Ferragamo, di cui abbiamo recentemente ricomprato ad un'asta le scarpe, che erano delle scarpe microscopiche, perché lei aveva un piede che era neanche un 5, è la Claretta Petacci. E Claretta Petacci, che voi sapete non è che facesse una grande vita mondana, stava quasi sempre chiusa nell'appartamento che le aveva destinato il duce, però aveva questa grande passione per le scarpe. Amava le scarpe più di chiunque altro capo d'abbigliamento, scrive Ferragamo. Aveva più scarpe che guanti e calze, e quando venne uccisa insieme a Mussolini, a Palazzo Spiniferoni avevamo circa 40-50 paia di scarpe pronte per lei che non furono mai pagate. Era una creatura graziosa, adorabile e di animo buono. Sull'animo buono ho qualche dubbio, perché dalle lettere tra lei e Mussolini che sono state pubblicate, molte volte si capisce che era lei stigare anche Mussolini a fare le cose più atroci, perché lui aveva invece a volte qualche dubbio. Nell'inverno del 40, vedete, questa è la scarpa che la José impose e che noi abbiamo in archivio, abbiamo ricevuto in donazione queste scarpe delle Croce Rossine. Invece nel 40, quindi 2 anni dopo che Ferragamo aveva comprato Palazzo Spiniferoni, viene Edoardo e Titina De Filippo, perché loro debuttano alla Pergola,
ed è l'inizio di questa grande collaborazione con Edoardo per il Teatro della Pergola, grazie anche all'allora direttore, che era Alfredo Spadoni, che lo chiamava sempre, e che fra l'altro c'era anche un progetto di fare una scuola proprio di De Filippo a Firenze, perché lui diceva: Firenze per me non è una città, è una casa. Poi il grande salto avviene nel dopoguerra, no? Qui la moda c'entra molto, perché è il progetto che comincia già, era cominciato già un po' prima della guerra, ma che sfocia completamente nel dopoguerra, questa volontà di fare Firenze il centro d'attrazione della moda italiana, contrapposta a Parigi. Già la città era molto interessante anche per i francesi, perché pochi sanno che i francesi qui venivano a comprare la bigiotteria, i bottoni, i cappelli, che poi li etichettavano con le loro firme, no? Ma venivano a comprarli a Firenze. Perché a Firenze c'era tutto questo grande artigianato, anche della minuteria, no? Tutto quello che era, soprattutto la via Lambertesca era una via prima dell'alluvione, dove c'erano tantissimi laboratori di bottoni che poi l'alluvione si è portata via, che poi non hanno riaperto, ma venivano apposta. E poi c'era stato tutto un movimento anche legato al mondo dell'arte contemporanea. Pensate che Bellini, proprio a Palazzo Feroni, Bellini è un antiquario legato all'arte antica, però a Palazzo Feroni aveva creato nel 28 una galleria d'arte che ha un'attività per 10 anni, dove espongono artisti italiani contemporanei, che doveva essere la grande rivale di Parigi. Quindi De Chirico ha fatto a Palazzo Feroni le sue due prime mostre, Ottone Rosai ha iniziato a Palazzo Feroni. Quindi c'era proprio un grande interesse per questa città, che era considerata a livello europeo l'unica che poteva togliere lo scettro a Parigi, sia nel mondo contemporaneo sia nel mondo della moda. E qui c'è un misto di personalità che vengono nel dopoguerra. Questa è la Schiaparelli, fra l'altro queste foto sono Locchi. Per il Pitti Uomo Locchi farà una mostra qui a Palazzo Pitti legata proprio a questo archivio straordinario che è la vita della nostra città, che comincia nel 1937, con una parte molto importante ovviamente legata alla moda. Magari non sono le fotografie quelle solo delle modelle in posa, proprio la città, come reagisce la città all'arrivo della moda. E questa, vedete, è la Elsa Schiaparelli, che era la grande sarta francese, anche se di origine italiana, che aveva conosciuto Ferragamo negli anni 30 e viene invitata da Ferragamo a Firenze a questa manifestazione che viene fatta a Palazzo Strozzi nel 48, che si chiama La donna nei secoli, dove, quindi una cosa sempre legata al mondo storico, dove lei fa questa bellissima sfilata di modelli francesi. L'altro è Christian Dior, che Ferragamo aveva conosciuto nel 47, quando erano andati insieme, si conoscono loro sul transatlantico e li porta in America, perché tutti e due hanno ricevuto un premio, l'Oscar della moda, e da Neiman Marcus, che è uno dei grandi department store americani. Un Oscar che poi successivamente avrà la Roberta Di Camerino, avrà Emilio Pucci, avrà Valentino, molti altri. Ferragamo è stato il primo italiano per le scarpe e era insieme a Dior. Loro non si conoscevano e quindi fanno amicizia, poi scoprono che gli abiti di Dior stanno in bene alle scarpe di Ferragamo, e quindi nasce questa amicizia. Dior viene due volte a Firenze, nel 48 e nel 49. Con il progetto di fare un grande centro della moda a Firenze, internazionale. Viene con la scusa del maggio, ma in realtà c'era questo progetto in mente, e una manifestazione molto simile alla Biennale d'Arte. Trapela questa notizia, non vi dico le polemiche, perché lui era un francese, no? E si stava invece cercando di costruire
un'immagine della moda italiana che poi sarà quella che porta avanti Giovan Battista Giorgini. Gli altri che voi vedete nell'altra foto sono i Duchi di Windsor, quindi non sono di nuovo star del cinema, ma certo una come Wally Simpson e un re che rinuncia al trono, no? Per sposarsi, forse erano tutti sui retrocalchi più di quelli delle star del cinema. Loro venivano spesso in Toscana a fare le vacanze, quindi andavano in Maremma, andavano in tanti luoghi della Toscana e chiaramente fanno sempre il loro passaggio a Firenze. Greta Garbo, la vedete che esce dal Grand Hotel, viene nel 49, lei era venuta in Italia perché doveva fare un provino, che ora vi farò vedere, perché doveva ritornare nel mondo del cinema dopo degli anni in cui lei l'ultimo film l'aveva fatto diciamo nel 43-44 e quindi doveva, poi dopo abbandona completamente il cinema, sembrava che dovesse ritornare nel mondo del cinema, quindi va a fare questo provino a Roma, grazie sembra anche a un po' d'aiuto di Ferragamo che aveva organizzato questa cosa. E questo abbiamo ritrovato il provino che lei fa per poter fare questo nuovo film, che poi non farà. Vedete che non è più giovanissima, no? Abbiamo fatto una mostra tanti anni fa su Greta Garbo, quindi era una delle parti che avevamo ritrovato per pura fortuna, diciamo. Donna che abbiamo avuto la sfortuna di vedere sempre sui rotocalchi in bianco e nero, no? Ma è quando abbiamo trovato il suo guardaroba abbiamo scoperto che lei invece era un amante del rosa shocking e del turchese. E quindi uno non si immagina, no, che la Greta Garbo la vede sempre nei film in bianco e nero, pensa sempre a un'immagine. E poi lei ha sempre questo ruolo, al di là nel cinema certamente di grande elegante, perché è abbinata agli abiti di Adrian. E invece sui rotocalchi sembra una donna mal vestita, ma come dice Cecil Beeson, che di eleganza ce ne capiva, lei aveva un'eleganza, la vera eleganza, perché aveva un'eleganza tutta sua, molto particolare, estremamente moderna poi, perché lei metteva il cappotto con i sandali, no? Senza calze, a cui oggi, insomma, nel mondo della moda siamo abbastanza abituati. E infatti, vedendo il suo guardaroba, si vede la differenza rispetto ad esempio con una Marilyn Monroe che non aveva nessun interesse per la moda, perché i capi, l'abbigliamento personale della Garbo è un abbigliamento tutto firmato con capi bellissimi come materiali, dai cappelli alle borse, alle scarpe, tutto assolutamente firmato. E anche con tanti italiani, perché ad esempio lei portava ad esempio l'estate tante cose di Emilio Pucci, perché poi amava i colori, anche se non si pensa che amasse il bianco e il nero. E arriva da Ferragamo, dice: non ho più scarpe, ma voglio camminare, e ne ordina 70 paia in una volta sola. E lui dice, fra l'altro, lui fa dei modelli che noi abbiamo ancora in archivio, tipo uno che si chiama Greta, che è in camoscio, con una tomaia che non ha cuciture fatte da un pezzo solo, quindi dei brevetti che lui fa apposta per lei, e lei era cliente Ferragamo fin dal 27, cioè quando lui ancora era a Hollywood, perché noi abbiamo delle scarpe fatte per lei, che sono scarpe da uomo, di taglio assolutamente maschile, poi lei per essere comoda le prendeva sempre due taglie sopra. Anche i vestiti, sempre più grandi di quello che era abituato. E dice Ferragamo, è la più grande attrice che abbia mai conosciuto, al pari di Charlie Chaplin, come comico. È una persona affascinante, affabile e intelligente, una donna che sa quello che vuole. Infatti è stata l'unica attrice
a Hollywood, che è stata pagata quanto gli uomini, perché lei ha iniziato uno sciopero. Finché non gli davano la cifra che davano a Gilbert, che era l'attore col quale lei doveva fare questo film, lei non ha smesso di fare lo sciopero, quindi rovinando, vero, tutte le produzioni. Quindi pensate il carattere anche del personaggio. Ha dei piedi bellissimi e immagino che la preferenza per le scarpe col tacco basso sia dovuta al suo desiderio di preservarli da ogni possibile danno. Ma con le mie scarpe non aveva nulla da temere, riuscì solo a farle portare un piccolo tacco. La sua andatura era magnifica, con un po' di tacco, e la perfezione delle sue caviglie ne risultava evidenziata al massimo. Ha un carattere profondamente aristocratico, non l'ho mai vista di cattivo umore. I suoi piedi non mi hanno mai mandato alcuna scossa, segno che una persona equilibrata e sicura di sé. Perché Ferragamo aveva questo fatto, che lui tastava sempre i piedi e a seconda dell'emanazione che gli davano questi piedi, lui diceva anche un po' come gli sembravano di carattere, sentiva se uno era più nervoso di carattere o meno. È un'artista perfetta, la natura l'ha dotata di talento nella recitazione che ad altri non è dato, e lei ha lavorato senza posa per trasformare questa dote in un mezzo espressivo adatto a soddisfare la sua eccezionalità artistica. Quando recita è padrone della scena, il film le appartiene, lo vive e vi infonde tutta la sua personalità. E Ferragamo si dà una spiegazione perché lei non è più ritornata sulle scene, nonostante il provino. La Garbo dice, è una donna, dice, che pretende moltissimo da sé, assiste ripetutamente alla proiezione dei suoi film, e che il suo profondo desiderio di perfezione le causa una vera angoscia fisica ogni volta che scopre qualche errore. Probabilmente lei non si sentiva più all'altezza di continuare il mito per cui era diventata tanto famosa. Ferragamo poi divide tutte queste attrici che lui ha visto in tre categorie. Le cenerentole, che sono quelle che hanno il piede più piccolo del 6, quindi io sarei una cenerentola, insomma, bene o male, che dice una donna femminile amante dei gioielli e delle pellicce, che deve essere innamorata per essere felice. E tra queste lui mette la Petacci, la Duchessa di Windsor, Joan Crawford, Paulette Godard, Lava Gardner, Jane Tierney, la bellissima, ecco. E invece poi c'è le cosiddette veneri, che sono quelle che hanno il numero dal 6 al 7, in genere sono donne molto belle, affascinanti e sofisticate, eppure dietro il luccichio esterno si cela spesso una donna di casa, amante delle cose semplici. E tra queste, vedete, questa è la Jane Tierney, una foto del 51, e tra queste mette Marilyn Monroe, che in effetti tutta la vita lei ha avuto questa grande dicotomia, no? Da un lato vuole essere un'attrice di successo, dall'altro avere una famiglia normale. Pochi sanno che lei ha abortito ben 3 volte, no? Non è riuscita ad avere figli. E tra queste c'è la Marilyn Monroe, la Rita Hayworth, la Regina Soraya, posso dire tutte donne che hanno avuto abbastanza sfortuna, però anche la Claudette Colbert, la Lida Valli. E poi c'è quelle che hanno dal 7 in su, e chiaramente, forse per non dire che avevano il piede grande, dice che sono aristocratiche. Sono donne sensibili, a volte volubili, con grande capacità di comprensione. Tra queste la Garbo, che però non è che avesse un piede, aveva il 39, no? Quindi non è che avesse un prede proprio enorme. Audrey Hepburn, che anche lei aveva un piede dal 38 e mezzo al 39 all'incirca. E qui la vedete nel 54, perché spesso per queste attrici arrivare a farsi fare queste scarpe da Ferragamo, venire a fare la visita a Firenze con tutto quello che le conseguiva, quindi la gente fuori che stava a aspettare che loro passassero, eccetera, era proprio il segno del successo. Infatti lei viene nel 54 dopo che ha vinto l'Oscar di Vacanze Romane. Qui è con la signora Ferragamo, però lei è venuta accompagnata da un'altra cliente Ferragamo, che era l'Anita Luz, quella che ha scritto il libro Agli uomini piacciono le bionde, che fu poi interpretato nel film dalla Marilyn Monroe. E dice della Audrey Hepburn: il piede lungo e sottile di Audrey è perfettamente proporzionato alla sua statura. È una vera aristocratica. Audrey è sempre naturale, sia che reciti, sia compri un paio di scarpe o una borsa. Sa conversare di tutto, filosofia, arte e teatro.
Certo, lei aveva avuto una grandissima educazione perché la madre olandese era nobile, per cui lei chiaramente aveva anche questa grande eleganza naturale nel modo anche di muoversi. Un'altra che ha il piede dal 7 in poi è la Sophia Loren, di cui vi ho preparato un altro piccolo filmato, che è qui all'inizio, è un filmato del 55. Sophia Loren cammina sempre più sicura verso la celebrità. Interesserà molti di sapere come calzerà quel passo nella nuova stagione. L'ora dell'aperitivo è già un preludio alla sera. E leggerissime, appena un intrecciarsi di strisce di antilope o una guaina di raso sono le scarpe che avviano verso la sera. Tacchi affusolati sorreggono la ferma andatura della donna odierna. La moda sta pronunciandosi per le pelli di leopardo marino che ci arrivano dalla lontana Groenlandia. Calzature tempestate di gemme, pronte a sprizzare luccichii ad ogni muovere di passo. Rivelato l'enigma di certe donne pensose che chinano lo sguardo, stanno divertendosi ai disegni dei loro sandali. Quindi molte di queste anche attrici venivano perché magari stavano girando un film, e infatti noi vediamo la Gloria Swanson, che non era neanche più giovanissima quando viene qui nel 56, i cui piedi erano assolutamente, dice, perfetti. Se uno guarda i suoi piedi pensa che sia rimasta giovane, perché lei era rimasto i piedi di una ragazzina, non li aveva rovinati. Diversamente da quello che succede dalla Anna Magnani, che lei è venuta ben due volte a Firenze nel 55 e nel 65. Qui nel 55 aveva vinto, era da poco, aveva fatto la rosa tatuata, per cui era stato il grande successo, quindi va anche lei da Ferragamo, e Ferragamo dice che infatti si vede anche dalla forma che è rimasta di legno del suo piede, era un piede molto difficile perché lei, essendo stata povera, aveva camminato tanto a piedi nudi, per cui il piede era un piede rovinato, un piede di calli, per cui si vede che li aveva dovuto accomodare, diciamo, all'interno della forma per poter rendere le scarpe più comode. Invece torna nel 65, quindi 10 anni dopo, nella rappresentazione alla Pergola della Lupa, quindi con la regia appunto di Zeffirelli, con Giannini e Lana Maria Guarnieri, e qui vedete tutto il mondo del cinema, qui la Silvana Mangano e la Monica Vitti, che vengono ad assistere allo spettacolo. Poi c'è stata nel 50 la Valentina Cortese, varie volte fra l'altro. Questa invece la giovanissima Ira Fürstenberg con l'attore comico americano di origine però russa, che era Mischauer. Lei porterà più tardi anche a Firenze nel 55, quando si fa fare da Ferragamo le scarpe per il suo matrimonio con il principe Alfonso Massigliano Hohenhoe, non so se l'ho pronunciato bene. E quindi questa è la Paulette Goddard. La Paulette Goddard, l'attrice americana, che perse, vedete, questa è nel 54, e nel 59 quando torna a Firenze col marito, quindi già un po' invecchiata, che era un'attrice bellissima, che ebbe poi la sfortuna di perdere il ruolo che fu dato alla Vivian Leigh e Via col vento, per tutta la storia con Charlie Chaplin, che lui l'aveva presentata come moglie, mentre non risultava da nessuna parte questo suo, diciamo, il documento del matrimonio realmente avvenuto, e quindi gli americani l'hanno, il perbenismo degli americani era come una concubina, e come tale non fu poi, non poté avere più questo ruolo a cui lei teneva tanto. Questo vedete Danny Kaye, che era l'attore americano famoso negli anni 50 e 60 anche per i musical e per sempre anche un cinema tra il comico e il musicale. Qui invece abbiamo di spalle una giovanissima, qui siamo a San Michele, all'hotel di Villa San Michele, una giovanissima Bardot,
che era qui per il film di Roger Vadim, Il riposo del guerriero, nel 62. Vedete quante scarpe, poi alla fine ne ha comprate 15 paia. E poi, come dicevo prima, molti venivano qua perché erano legati a dei film. Quindi qui abbiamo la Jean Fontaine nel 49 per le riprese del film Accadde in settembre. Accanto invece Montgomery Clift, che era venuto in Italia perché voleva conoscere Vittorio De Sica e fa una deviazione da Roma, perché in realtà lui voleva anche visitare chiaramente Firenze. Poi ripeto, in America il mito di Firenze era molto, molto forte, molto importante. Un'altra, che poi è stata cliente di Ferragamo, qui vedete la sua forma, la forma del piede, alcune delle scarpe che abbiamo nel nostro archivio, è la Ingrid Bergman con Roberto Rossellini a Firenze nel 50, proprio nel momento dello scandalo, perché lei poi decise di lasciare il marito, quindi lo scandalo, perché lei impersonava la ragazza perfetta, no? La moglie perfetta, e come tale per gli americani fu un grande scandalo. Lei decise di stare con Rossellini e proprio in quell'anno ebbero il figlio Robertino. Lei sceglieva anche lei sempre scarpe a tacco basso, visto che era molto, molto alta. Qui vediamo Gregory Peck con la moglie nel 52, perché mentre stavano, la prima moglie, quando loro stavano girando Vacanze romane, anche lì lui decide di fare una deviazione di a Roma e stare qualche giorno a Firenze. Poi Amedeo Nazari e la Lida Valli, questo durante le riprese di questo film del 53, Il mondo le condanna, che è le storie di questa prostituta fiorentina di nome Renata, quindi con tutta questa storia drammatica, e queste alcune delle scene sono riprese a Firenze, mentre l'altro è Yves Montand, che sapete lui era di Montemurlo, di Monsummano, Monsummano Terme, poi dopo la famiglia era andata in Francia, in realtà lui si chiamava Ivo appunto, e quindi era stato modificato il nome, per il nome francese, qui è durante le riprese di questo film di Blasetti, che era proprio stato, alcune scene erano proprio girate a Firenze. E qui vedete nel 66 Liz Taylor e Richard Burton, quando proprio chiamati da Zeffirelli, vengono poco dopo l'alluvione a fare, diciamo, per fare il film dove Zeffirelli appunto l'aveva dedicato per fare la voce, il doppiaggio, diciamo la voce di sfondo di questo filmato sull'alluvione. Pensate che nella versione inglese c'è anche lei. Però, siccome questo film non fu doppiato e Richard Burton parlava un italiano, un po' inglese, ma parlava italiano mentre lei no, perché Zeffirelli, giustamente, che aveva lavorato con loro per le riprese della Bisbetica Automata, chiamò loro per far diventare la causa di Firenze una causa veramente internazionale. E Burton dice: io sono Richard Burton, voi perdonerete il mio italiano imperfetto, ma vorrei cercare di parlarvi senza traduzione, perché quello che è accaduto in Italia a Firenze mi riguarda profondamente. Adesso Firenze ha bisogno dell'aiuto di tutti, perché Firenze appartiene al mondo, quindi è anche la mia città. Alcuni poi scelgono di venire a Firenze per sposarsi, e questa è l'Anita Egbert, che nel 1956, non so se lo sapevate, io non lo sapevo, che viene qui a Firenze e si sposa per sposarsi con Anthony Steele a Palazzo Vecchio. E chiudo con questa piccola clip ritrovata all'Istituto Luce, dove si vede lei per il matrimonio. Il soggiorno fiorentino di Anthony Steele e Anita Ekberg è stato caratterizzato da una stizzosa polemica con i giornalisti. Anita, detta ghiaccio bollente, aveva persino minacciato di non far intervenire nessuno al suo matrimonio. Ma in Italia i riti nuziali sono pubblici e una notevole folla si è raccolta in Palazzo Vecchio, ove i due divi hanno unito i loro destini. Data cotanta madre, auguri di figlie femmine. E con questo io finisco. Thank you.